Allora, Crunch, beccati il tuo orsacchiotto. Orsacchiotto, dove sei stato? Crunch è così felice di vederti. Vieni qui in tasca e non parlare più con gli sconosciuti. Oh, Crash, scoppio di felicità. Ecco il cristallo, ragazzo. Usalo come si deve. Ovvero vai e usalo per comprare altra roba. Ok, io sono in onda, ma chi c'è sulla cresta? Siamo qui, amici sportivi, con i nostri impavidi piloti per sentire. Non mi ricordavo le interviste io. A metà gara. Non ho ancora capito esattamente di cosa si tratta, ma c'è qualcosa che puzza qui. C'è qualcuno o qualcosa che sta truccando le piste. E dovrei essere io! Qui succede molto più di quanto non si veda, amica mia. Hai ragione, Pasadina. Ci sono troppe coincidenze che riguardano le gemme del potere rubate. C'è qualcosa sotto, mi sa. E con questo abbiamo finito. Bill, andiamo avanti. Wow, davvero utile come intervista, davvero. Allora, a chi dobbiamo dare cosa questo giro? Dobbiamo andare da Ninuzza a dargli il lavoro e basta in teoria. Mancava solo lei. Se l'hai fatta, mi hai trovato un lavoro. Oh, Crash, sei così ingenuo. Userò questo lavoro per comprare l'auto dei miei sogni. Un veicolo così potente che farà di me il terrore delle piste. Un'incarnazione del male che non avrà uguali nella dinastia dei Cortex. Brava. Cazzo che vuoi. Adesso vattene. Vediamo la macchinuzza, io non mi ricordo qual è. Come ovviamente non mi ricordavo tutte le altre. Ah, quella viola ma da gangster, ok. Ottimo, ci sta. L'auto di Nina è sbloccato, tutte le auto sono state sbloccate. Tutte le auto del giro 3 possono essere sbloccate. Allora, che cosa vuoi? Ehi, roditore. Ciao. Andrò subito al sodo, ok? Tu portami un bel mucchio di monete. Io metto a posto questa macchina e ti do un cristallo. Perché ho così tanti cristalli del potere? Non sono affari tuoi. Li ho rubati anche io. Quanto? 3.500? Ascolta, tieni. Oh, bene. Ecco il roditore con il formaggio. Ok, sacco di pulci. Ecco il tuo cristallo. Ma con me al volante di questo bolide farai bene a guardarti le spalle. Ninuzza, l'importante è che tu hai una macchina buona. Poi se la usi tu contro di me, a me cambia realmente poco. Wow. E io che mi sorprendo ancora. L'auto di Nin è stata sbloccata. Anzi, non rompiamo le casse prima. Perché, allora, facciamo direttamente così. Allora, prendiamo il frappe Wumpa e iniziamo il nostro saccheggio di monete per tutto il parco. Ok, non avrò recuperato tutte quante le monete che ho speso adesso per Nina, però sicuramente qualcosa ci abbiamo guadagnato. Sicuramente a corto di soldi in questo momento non siamo. Sorellina, che vuoi? Ehi, ciao Crash. Ciao. Grazie per avermi aiutata con le altre macchine, ma non sono state sufficienti. Ovviamente. Ho scovato questo veicolo straordinario. 500 cavalli di pura potenza per distruggere Nina. Sì. Volevo dire, per vincere. Come no? L'unica cosa è che mi servono un sacco di cristalli del potere per farla partire. Ma che novità? Tre cristalli, sorellina, mi costi caro, eh. Spero che ne valga la pena. Finalmente! Questa è la macchina che ho sempre desiderato. Oh, Crash, ora sì che sfreccerò come il vento tra tutti gli altri piloti. Grazie, certo, fratello. Come no? L'importante è che sei contenta tu, sorellina. Poi non è neanche granché come macchina, eh. Non è proprio bellissima, però magari è veloce. Ma è giudicare effettivamente dall'apparenza. Engine, che cos'hai per me, amico? Non è ancora pronta, sto facendo del mio meglio! Oh, sei tu, Crash. Vuoi cristalli? Ma il dottor Cortex insiste perché finisca la mia ultima creazione il prima possibile. Che novità! È un'arma potentissima, ma non riesco a finirla. Ti prego, Crash, devi aiutarmi. Portami il componente segreto. E qual è? Sì! Pantofole!
Solo la furia bruta e incontrollabile delle pantofole può portare in vita la mia creazione. Ok. Ti prego, Crash, trovale e ti ricompenserò generosamente. Certo, per un paio di pantofole, come no, Engine? Allora, tu, patatina, che vuoi? Ciao, Crash! Vieni qui, dai, dammi un bacino! Oh, eccolo! Oh, tranquillo! Ehi, forse puoi aiutarmi? Ho questa macchina nuova che vorrei usare per far mangiare il fegato agli amici di Cortex. Ho finito i soldi! Von Cluccio non ci paga da quando gli hanno rubato quella roba dal petto! Portami le monete, così posso comprare le parti che mi servono per battere tutti! Vabbè, 3.500, vai, tanto le recuperiamo con le gare. Oh, ora sì che ragioniamo! Questa macchina sarà l'incubo di Cortex! Vai a dare il via a una corsa e gliela facciamo vedere a quelle specie di donnole! Le donnole sono molto peggio degli opossum e dei bandicoot, lo sai, vero? Ottimo, non lo sapevo che ci fosse questa diatriba fra donnole e bandicoot e opossum. Oh, la macchina gialla, eccola qui! Questa è carina, questa è veloce anche se non ricordo male. Allora Crunch, tu invece che cos'hai per me? Crash, che cosa vuoi? Lui vuole il costume. Basta chiacchiere, portami delle monete. Mi serve una macchina nuova, con più ripresa. Ne ho vista una negli annunci. Costa un po', ma se mi porti i soldi la compro. E magari dei mobili da giardino. Mettiti al sole e bevi limonata. Prendi la vitamina D dal sole e la C dalla limonata. Certo, come no, dai, prenditi i soldi e... Bimbo, via. Prenditi i soldi e vattene. Crunch è felice, andiamo a divertirci. Lasciamo sgommate per terra, non i pantaloni, mettiti le mutande pulite. Ehi, ho pensato anch'io la stessa battuta. Io non pensavo che l'avrebbero tirata fuori una battuta del genere in un gioco per bambini. Non pensavo che avrebbero tirato fuori la battuta delle sgommate nelle mutande. Che cos'è questo gioco? Perché... hanno devastato l'innocenza di noi bambini con queste battute senza che noi lo sapessimo. Oh Gesù. Cortex, tu che vuoi? Oh Crash, mi aiuti? Certo. Mi servono i cristalli del potere per caricare la mia nuova arma aiutare la gente. Puoi portarmi dei cristalli per alimentare la mia ultima creazione e aiutare tutti quelli che posso? Per aiutare i bambini del terzo mondo insieme a Cortex, certo, tieni. Oh, quanto sei stupido, stupido Bandicoot. Furiosa creazione. Ci vediamo in pista, Crash, e ti farò vedere cos'è una vera macchina. Qual è l'ultima macchina di Cortex? Non me la ricordo. Ah, carina, bella, questa mi piace, di estetica è molto figa. Complimenti Cortex. Allora Polletti, che cosa volete voi invece? Crash, Bandicoot, sono felice di incontrarti in questa bella giornata, come stai? Bene, ho una proposta per te. Ho scoperto che il mio collega Stew ha scommesso una grossa somma sulla vittoria di Cortex. Mi sarebbe molto utile se perdesse quella scommessa. Portami un cristallo del potere e potrai usare questa meravigliosa auto qui accanto. No, scusami. Qual è il... boh, il contesto di avere dei cristalli perché lui è scommesso perché Cortex deve perdere? Cioè, coi cristalli mi dai una macchina o coi cristalli tu aumenti la scommessa? Non ho capito, vabbè. Eccellente, amico peloso. Ora fai del tuo meglio e rovina quel buono a nulla che sono obbligato a chiamare collega. Madonna, ma questo gioco aveva delle battute o comunque dei contesti tremendi. Bella. Cioè, molto carina però. Di estetica comunque... anzi, come forma più che altro è fatta bene. Di estetica diciamo che il tigrato è un po' pacchiano. Comunque, allora, io mi ricordo che Crunch ha ancora un costume da sbloccare. E anche lui, se noi glielo sblocchiamo adesso per avere la macchia, probabilmente glielo sblocchiamo in uno dei mondi. Oh, Crash caro, sono felice che tu ecco qui. Il tempo vola e ancora mio cristallo di potere nero non è stato truffato. Non era gemma di potere nero, diceva, scusami. Manfatter, tutto si risolve con carro armato più grande.
Trovami un cristallo del potere, ya? E userò il mio veicolo migliore. Uno? Se ne vuoi tre, sicuramente. Io ti darò molte monete. Tre cristalli. Oh, ce ne abbiamo in abbondanza, meglio che le monete. Che giornata felice! Mia macchina romba e oh, non so perché stava ho pensato che stesse per dire mia mamma. Challenge in pista crash. Forse lavoreremo insieme, ya? Ya, ya. Prendi queste monete, spendile come tu vuoi. Fai tardi la sera, non mi interessa, sai. Vabbè. Beh, non è proprio un carro armato. È un boiler dell'acqua calda, scusami. Non vorrei distruggerti i sogni, Von Kluge, però. In sostanza, quest'ultima parte l'abbiamo sbloccati tutti tranne Engine, che voleva un oggetto specifico. Dobbiamo andare nelle piramidi ora, giusto? Becca di questo. Dun, 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 dun.